stanno arrivando e io li vedrò tutti insieme per la prima volta. Sono anche molto emozionata perché questo è stato un incontro prezioso. Ero un pochino a disagio all'inizio perché non sapevo, perché mi sono un po' rimproverata il fatto di non essermi mai affacciata a questo tipo di realtà. Ah, eccovi! Ciao! Grazie! Ciao. Ciao, come stai? Bene, iniziate a nevarvi pure. Vieni, vieni, appoggiamo qui le cose, guarda. Questo lo metto qua? Sì. Anche colore? Conoscere queste persone è stato straordinario. Persone speciali che voglio continuare ad avere intorno a me, vicino a me. E così loro devono sapere che potranno sempre anche contare su di me. Sono molto felice, ecco, che la vita mi abbia dato quest'altra possibilità di capire, conoscere e farmi emozionare. Li ho invitati a pranzo per stare finalmente tutti insieme e tirare le fila delle loro incredibili storie. Donne diventate uomini e uomini diventati donne. Ecco, se volete ci possiamo sedere. Io sono veramente contenta di aver fatto sto tavolone con tutti voi, proprio tanto tanto. Grazie di essere venuti. Siamo tutte insieme. Tutte insieme appassionatamente, Daniela. Un momento importante. Ci devi sopportare un po' a tutti, perché c'hanno un caratterino un po' appuntito. Chi deve essere sopportata, qua sono io, non mi rubare il ruolo, per favore. No, ma noi su questo siamo d'accordo. Sono Daniela, ho 62 anni e fino a un paio di anni fa ero Maurizio. Maurizio ha avuto una vita di un uomo normale, che ha avuto un matrimonio, dei figli, una vita chiusa dentro un mondo immaginato, fantastico. Grazie, che hai portato i melograni. Un segno del sole, del casale, della tuscia, della vita. Ammazza. Rosso, brillante, con semi e aiuta per i polifenoli. Ah, vedi, c'è contro l'invecchiamento. Contro l'invecchiamento precoce. Grazie, grazie. Per me non c'è più speranza. Quindi posso mangiare anche la coppa. Invece di... Grazie anche alla dottoressa, che insomma voi sarete tanto affezionati anche a lei. Ci ha regalato la vita. E io sono affezionata a loro. Perché comunque no, l'hai seguita in tutto questo passaggio di transizione importante, quindi grazie. 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 Te lo dico pure io perché applauso. Hai fatto persone eccezionali. Grazie a voi, veramente. Mi avete insegnato tanto. Sono 20 anni che faccio questo lavoro e è come se fosse stato in qualche modo un traguardo, no? Come aver raggiunto e da cui ripartire allo stesso tempo. Ho pensato molto anche ai motivi, no? Che mi hanno portato a fare questo lavoro nella mia vita e l'arricchimento che poi ho quotidianamente dal contatto con persone che hanno questa condizione, che soffrono e che mi insegnano molto ogni giorno. Quando arrivano io spesso dico: come posso esserti utile quando una persona arriva da noi, no? Quindi diamo disponibilità sulle nostre competenze, su quello che abbiamo, e poi è loro anche capacità e abilità saper prendere, perché insomma bisogna impegnarsi per fare un percorso anche di elaborazione, è tosta, non è facile. Mi capita comunque di incontrare uomini che non crederebbero mai che io non sia nata biologicamente donna, però questo può essere una lama a doppio taglio, perché
nel mio caso, che vengo percepita come donna biologica, poi andare a rivelare la cosa può diventare spiacevole da entrambe le parti, per la persona che viene a saperlo e per me che poi di punto in bianco non vengo più percepita come donna. Quella povera donna che mi ha avuto in terapia, non so come ha fatto, poverella, mi ha dovuta sopportare per tanto tempo. Poi alla fine mi ha detto, basta, non ce la faccio più, vai. Cammina vai con le tue gambe. Mondo, vai, vai. Comunque l'unica che ha portato i fiori è stata Penelope, che ha portato delle rose bellissime, grazie. Mi fa piacere, ma perché la natura comunque non delude mai. Anche se ogni tanto qualche errore lo fa, però importante è... è andare avanti, riprendersi, no? Ciò che uno sente, ciò che è suo. E diciamo che poi ricompensa comunque a modo suo. Diventare se stessi a 23 anni, come ho fatto io, è veramente come rinascere. Perché si impara a camminare nel mondo come una nuova persona, perché un conto è essere, viversi la vita da maschio, essere considerata maschio, un conto è essere considerata, vissuta, trattata da donna. Io non dico che è un errore, cioè è così, ma non è un errore dal mio punto di vista. Ma non è una brutta parola, errore. Io non sono d'accordo con quello che ha detto Penelope, perché non mi sento un errore. Anzi, mi sento fortunata sotto questo punto di vista, perché sono entrambe le cose e quindi ho vissuto due realtà, una prima e una adesso. E poi fa parte della vita combattere, cambiare, evolversi, cercare di migliorarsi, guardando al passato come un insegnamento. Non è né un errore né una caduta. Io credo fermamente che sia un privilegio quello di avere le doppie nature nella nostra mente e nel nostro cuore. Anch'io la penso così. Nessuna persona al mondo sarà mai in grado di capire l'uomo e la donna come li capiamo noi. Noi abbiamo una grande fortuna. Poi mi sento assolutamente un eletto dal... Non credo nel Signore, ma mi sento assolutamente un eletto dalla vita. Il giorno delle mie rinascite è indubbiamente il 10 dicembre del 2013 alle 19:19:20. È stato il momento in cui l'ago è entrato e ha iniettato il testosterone. La mia prima dose di virilità. Per quanto riguarda mente, psiche e cuore, sì, sono d'accordo con quello che ha detto Edoardo. Però sul corpo sono più d'accordo sull'errore. Beh, comunque, diciamo che se tu senti questa cosa a 4-5 anni, che cosa pensi? C'è un dolore e quindi non si può parlare di un privilegio. Io per 60 anni non mi sono sentita privilegiata. Ovvio che mi sono viene. Sentita privilegiata quando piano piano, grazie al SciFip, alla struttura, grazie a un processo di terapia, di analisi, di sé, di presa di coscienza, non solo di coscienza, ma di coraggio, di forza. È quel momento in cui esci dalla vergogna. Ma l'individuo, la persona è qui, è una. Ma c'è questa, da dire che cioè, poi, rispetto al corpo, comunque, noi siamo fortunati. Perché ormai possiamo fare quello che vogliamo, se che lo vogliamo facciamo? Fare. Se ti vuoi trasformare, hai l'opportunità di farlo. Ti devi solo impegnare a farlo. Per me non sarebbe una trasformazione, diventerebbe più che altro un... finalmente essere chi sono veramente, cioè perché in un modo sono d'accordo con la compagna che mi ha preceduto. Comunque ognuno io penso che ha la sua posizione anche secondo rispetto alla fase del percorso in cui state, no? Non a caso Edoardo parla che ha già finito da un po', voi ancora state in mezzo, no? Quindi ancora c'è difficoltà. Quel mezzo è un percorso di difficoltà e dolore. La difficoltà e il dolore sono le cose che arricchiscono, voglio dire semplicemente che noi non stiamo o non abbiamo trasformato o cambiato, noi abbiamo semplicemente dato forma corporea alla nostra essenza. Quindi parlare di cambiamento, di transizione, del prima e del dopo, secondo me ci siamo noi, punto. C'è un io che da un momento di disagio poi arriva
Ecco, diciamo che da disforia si passa a euforia. Bella questa cosa. Bella cosa. Sì, è vero. Il fatto che mia sorella fosse così femminile e io non lo fossi affatto, non lo so, non mi dava disagio. Quello che io ho sempre invidiato a lei è la spontaneità, la naturalezza di vivere nel suo corpo. Questo sì. Io e Roberta siamo due sorelle gemelle e abbiamo sempre fatto tutto insieme, giocato sempre insieme, le scuole insieme. E da piccoli c'era un gioco che ci piaceva tanto fare in una camera che noi chiamavamo camera buia. Giocavamo a moglie e marito. Lui ovviamente è sempre stato il marito.